Prima era una cosa nuova, tutti avevano paura e si affidavano a noi, adesso è come se il mostro non fosse stato vinto e parte di colpa fosse nostra. E a volte si ha l'impressione che non ci venga perdonato nulla, cioè che tutti i successi che abbiamo avuto svaniscono nel momento in cui qualcuno, a torto o ragione, direi spesso più a torto, va a riconoscere un'imperfezione. Allora, collasso significa non riuscire a assistere i pazienti, ciò non è vero, noi riusciamo in questo momento, pur con una saturazione importante degli spazi, ad assistere tutti i pazienti che arrivano al pronto soccorso con percorsi dedicati. È chiaro che i pazienti sono tanti e quindi se il paziente aveva un'attesa di minuti, probabilmente questo minuti proprio per avviarlo alla corretta assistenza, probabilmente il minutaggio tende ad incrementare, ma in questo momento non ci sono file al di fuori dei nostri pronti soccorsi. I pazienti che richiedono delle cure importanti vengono tutti trattenuti all'interno dell'ospedale, quindi non c'è una dispersione di questi pazienti. È chiaro che l'ospedale deve dedicare le proprie strutture a chi è più grave, chi ha più bisogno. Pazienti che possono assistiti in strutture addirittura ospedali alberghiere o a bassissimo livello di intensità di cure possono naturalmente uscire e lasciare il posto a chi è più grave. Mi sembra che questa sia una corretta distribuzione di risorse e anche una corretta equità. Io non vorrei che l'efficienza fosse scambiata per inefficienza, cioè se noi apriamo nuovi reparti per drenare i pazienti che attendono nel pronto soccorso e per aprire questi reparti accorpiamo i reparti dei pazienti non Covid, mi sembra che sia una risposta efficiente al problema. Il virus Covid non è un alleato in termini di comunicazione. I familiari non vedono i loro assistiti, c'è una barriera che normalmente non c'è tra familiare e assistito. Questo può essere percepito dal di fuori come una ovviamente una situazione tra virgolette di collasso, cioè di difficoltà organizzative, quando è vero invece è solo una barriera dovuta per mantenere l'isolamento da contagio. Questo può essere un fattore aggravante a quello che dice lei. Ripeto, quello che poteva essere messo in atto, ripeto, a posteriori i rimedi forse a posteriori sono facili a dirsi. Se avessimo tenuto i reparti vuoti, cioè pronti a luglio, con del personale che stava lì a guardare i letti o comunque delle spese per affrontare i reparti vuoti, probabilmente saremmo stati attaccati sotto parecchi aspetti dal punto di vista economico, degli sprechi. Quindi probabilmente forse era proprio quella la carta vincente, un'alleanza sociale per prepararci rispetto al peggio. Probabilmente in quella fase, ripeto, abbiamo sperato che il peggio non arrivasse e quindi ci stiamo, diciamo, preparando adesso. È come se avessimo aspettato l'attacco per difenderci, ma certamente non possiamo pensare che da marzo ad oggi si creino dal nulla dei professionisti che non è possibile formare in pochi mesi. Quello che stiamo facendo doveva essere previsto addirittura anni prima questa eventualità, ma lì ci saremmo esposti ad altri attacchi. Creare dei professionisti non utili in quel momento, purtroppo, ripeto, il livello di programmazione deve essere addirittura pensato 10 anni prima, perché il picco di formazione, il picco di disponibilità del professionista c'è dopo anni. Quindi a meno che non vogliamo fare dei corsi serali radioelettra, insomma, per formare, ma non è possibile.